Continuiamo con rappresentando il vincitore del Guidarello Romagna Sessione Cultura, Enrico Gatta, che invito qui al centro del palco. Lo presento brevemente. Naturalmente all'ingresso del teatro vi è stato consegnato un libretto dove troverete, dove potete leggere le biografie molto più complete rispetto alle poche note che leggo io. Enrico Gatta è diventato giornalista al quotidiano Avvenire, è poi passato alla Nazione di Firenze, dove ha lavorato alla cronaca, agli interni, alla cultura e spettacoli. In prevalenza segue per il quotidiano nazionale argomenti musicali, letterari e di cronaca d'arte. La motivazione del premio: Enrico Gatta vince il Guidarello Romagna Sessione Cultura per l'articolo Quel viaggio chiamato poesia, trekking sulle orme di Campania, di Campana, pubblicato sul quotidiano nazionale il 16 settembre di quest'anno. A 100 anni dalla prima edizione dei Canti Orfici di Dino Campana, l'articolo di Gatta non solo ricorda l'importante evento editoriale, ma coniuga letteratura e paesaggio, facendo ripercorrere al lettore gli itinerari già tracciati dal poeta di Marradi e in seguito confluiti nella sua opera principale. Il paesaggio dunque diventa una chiave importante di lettura per comprendere il mondo poetico di Campana, grande poeta ma anche grande camminatore che si rifugiava nelle montagne, sua fonte di ispirazione, per sollevarsi dalla meschinità e dalla incomprensione. Allora, a questo punto, cosa vogliamo fare? Lo vuoi intervistare o gli vogliamo consegnare il premio? Se no mi pianto una grana, lei è terribile. Allora, Dino Campana, al di là dei meriti letterari, era un personaggio straordinario. Certo. Cioè, che tipo era? Ma era un uomo che aveva intanto una sensibilità estrema, una grande cultura, soprattutto legata al mondo tedesco, e aveva una grande capacità di compenetrazione con il paesaggio, per cui il suo vagabondare si inscriveva benissimo in questa terra di mezzo fra la Toscana e la Romagna, fra Firenze e la Toscana, e nella quale lui ritrovava il gusto dell'ascesa, le profondità delle acque che scendevano, ma soprattutto aveva, come dire, trovava finalmente appagato quello che lui chiamava il sogno inquercibile di vastità e di libertà. Ecco, Campana era soprattutto questo, soprattutto, cioè, uno si immagina sogno, l'artista, cioè, sì, ma un artista che libero, ha vissuto, eccetera, tragicamente, che ha molto pagato questo, perché poi dopo i Canti Orfici ha finito i suoi giorni in un manicomio. Però comunque ha avuto anche la sua felicità e l'ha avuta in questa terra che noi oggi possiamo ripercorrere. Beh, complimenti. Chi premia? Allora, il presidente della giuria del Guidarello Romagna, Roberto Balsani. Ecco, io ne approfitto mentre il presidente sale per salutare gli altri componenti della giuria del premio Guidarello: Dante Bolognesi, che abbiamo visto, e Franco Gabici.